avere il piacere di incontrare nuovamente Giovanni Terzi, siamo qui per parlare del suo nuovo libro. Ci parli un po' di questo libro che parla di suo padre. È un libro, è un'autoanalisi che ho fatto con uno dei più cari amici di mio papà, che è Luciano Garibaldi, un giornalista, e ci siamo raccontati le nostre esperienze con, secondo me, un grandissimo uomo che era mio papà. È stato un libro importante, è un libro importante per me, spero che lo possa essere anche per le persone che hanno voglia di leggerlo, per ritrovare all'interno di questo libro una serie di modi, di costumi che magari sono cambiati e che sarebbero invece da ritrovare. Ecco, continuando a parlare sempre del libro, prima durante la presentazione abbiamo parlato anche di informazione. Noi siamo un network di blog, so che lei ormai conosce bene anche il web, i social media. Lei ha parlato di libertà di informazione, crede che il web in questo momento sia un po' lo specchio di questo tipo di informazione? Io credo che sia non solamente il web, ma anche la carta stampata deve essere lo specchio di questa informazione. Questo è molto importante, però così come ci deve essere libertà nell'informazione di dire quello che si crede, c'è una parola attorno al direttore responsabile appunto di un network e anche di un blog, perché ognuno di noi può essere direttore responsabile del suo blog, per cui deve sapere che ogni parola che scrive all'interno del suo blog, all'interno di un network, quella parola non andrà mai via, quindi ha una responsabilità ancora maggiore con i nuovi media. Tornando per concludere a parlare del libro, che cosa ricorda maggiormente di suo padre? Ricordo la bontà, una bontà profonda, sostanziale, non formale, non fatta di vanità, cosa che ancora io non sono riuscito a raggiungere e che è un pochettino l'obiettivo della mia vita. È un consiglio ai giovani di oggi che magari a volte fanno un po' fatica a confrontarsi con il padre? Pensate che l'unica vita che vi è stata regalata è assieme alla vostra famiglia, quella che vi ha cresciuto, e pensate che il giorno in cui questa famiglia, qualcuno di questa famiglia non ci sarà più, quel vuoto sarà un vuoto incolmabile. Grazie.